Pierpaolo Scarrone, tuo padre ha giocato nell'Alessandria, tu hai giocato nell'Alessandria, ma a differenza sua tu hai cominciato una lunga carriera che ti ha portato in molte città italiane, a cominciare da Milano con la maglia del Milan sulle orme di Gianni Rivera, di cui molti ti consideravano l'erede. Il rapporto con Gianni Rivera era, non diciamo, continuo giornaliero per i primi anni. Poi sono stato in prima squadra, allora ci vedevamo di più a livello di allenamenti, andavo in ritiro con loro, ho fatto qualche partita. E per me Rivera, cioè come tutti gli altri, erano idoli, cioè c'era rispetto, educazione, perché esistevano ancora quelle cose nella vita, anche al di fuori del calcio. E Rivera con me si è sempre comportato, diciamo, bene, nel senso perché ero alessandrino, perché ero avrei dovuto essere il suo vice, e mi dava dei consigli, su certi movimenti, su come giocare, su come comportarmi, e non ce n'era tanto bisogno perché allora noi seguivamo quello che facevano i giocatori e oltretutto quello che faceva lui, sia in campo che fuori. Perché era una persona veramente, faceva dell'umiltà la sua forza e questa sua umiltà era la personalità che aveva, cioè era veramente una persona al di fuori della norma, sempre pacato, tranquillo, ha fatto la guerra a tutti, però sempre con capacità, senza trasgredire le regole. Era una persona veramente, quello che dimostrava in campo era fuori campo. Scarrone, dopo il Milan, il Bari, incrocio con altri alessandrini, ma soprattutto un'esperienza di vita. Sì, Bari è completamente differente da come ero abituato, perché dopo il Milan, diciamo, vivere a Milano, giocare nel Milan, partecipare agli allenamenti col Milan. Sono andato a Genova un anno e lì ho vinto il campionato, e anche Genova. E l'anno dopo ritrovarsi a giocare a Bari, parlando di 40-50 anni fa, era tutto un altro ambiente, un altro modo di vita. Comunque poi ci sono stato 6 anni, mi sono ambientato, e pubblico molto caloroso, era completamente differente dal nord. E potrei scrivere un libro su quello che ho visto, fatto a Bari, nei campionati sia di B che di C. Ricordo che una vecchia trasmissione televisiva mi avevi raccontato che a Bari ti prendevano in giro perché avevi la macchina targata Alessandria, quindi AL. Sì, Altamura. Dicevano, tu che vieni da Altamura. Tutta una storia diversa rispetto a quello che succede oggi. Che tra l'altro adesso Altamura Fa fu pure provincia, provincia, quindi la targa ce l'avrebbero davvero. Poi Alessandria di nuovo. sì. Sì, vabbè, ho fatto altre cose. Altre Però sì, poi cose, sono tornato certo. a Alessandria a 33 anni, mi sembra, ero già vecchio. E non vedevo l'ora di tornare perché ero a Livorno e Livorno sono stati comprensivi perché hanno visto che io stavo là controvoglia, poi c'era mio padre che non stava neanche tanto bene ed ero venuto a novembre da Alessandria. E tornare a Alessandria per me è stato veramente una cosa bellissima, sembrava di ricominciare a giocare perché gli amici, la città, le tradizioni, tutte queste cose qua. Ho fatto 3 anni bellissimi, non abbiamo vinto il campionato, quella famosa partita che ne parlano ancora adesso, però nel calcio ci sta, però diciamo che ho avuto tante soddisfazioni qua. La gente mi voleva bene, poi a volte tanti mi hanno criticato, perché, anche giustamente, perché a volte da me si aspettavano sempre il massimo e a volte era colpa degli avversari se non davo il massimo, a volte magari anche colpa mia. Perché avevo un modo di giocare un po' anomalo. Dopo Alessandria, Casale, mi hai detto che gli alessandrini ti volevano bene, forse un po' meno quando sei tornato vestendo la maglia nera con la stella. Sì, in effetti dopo Alessandria sono andato a Casale. È stata una scelta anche perché ero di categoria inferiore, cominciavo ad avere una certa età e poi anche perché puntavano a vincere un campionato. Era una società solida perché c'era Cerruti, presidente, mi avevano fatto un biennale. C'erano tutte le basi per poter andare e qualche amico l'ho perso, diciamo, qualche amico sportivo dell'Alessandria, però penso che poi mi abbiano apprezzato lo stesso. Lì a Casale ho fatto un bel campionato e quando sono andato a giocare ad Alessandria,
mi hanno denigrato un po', però mi ha fatto piacere, perché vuol dire che contavo qualcosa. E se ti ignorano, che non conti niente. Se ti osannano o ti criticano, è perché esisti.